e benvenuti in questo nuovo video. Oggi organizzeremo quest'anta della cucina. Vi faccio vedere. Non sembra in realtà disordinatissima, però vediamo un po' di ottimizzarla. È da un po' che non la riordino, quindi sicuramente ci sarà qualcosa da ottimizzare, organizzare, da sistemare. Ok, allora partiamo col video. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Allora, adesso ho diviso per categorie, qui le farine, zucchero, tutte le cose che utilizzo per impastare, qui ho messo tutte le tisane, le camomille, gli infusi, qui ci sono tutte le spezie che organizzerò meglio e qui invece l'aceto, diciamo tutte le cose, salsa di soia,
sciroppo d'acero, tutte le cose per condire. E qui invece altre spezie. A questo punto inizio a riorganizzare e ottimizzare bene tutto. La cosa importante quando si organizzano gli infusi, le tisane o un qualsiasi tipo di alimento, bisogna controllare se all'interno, quando si butta la confezione, bisogna controllare se all'interno c'è indicata la data di scadenza. Altrimenti prendo la scatola dove c'è scritto la data di scadenza e la riporto su ciascuna confezione piccolina. Questo perché, avendo una cucina veramente piccolissima, devo ottimizzare al massimo tutto quanto, e sinceramente tenere queste scatole a me occupano parecchio spazio. Sembrerà magari insignificante questo lavoro per qualcuno, ma in realtà per me è molto molto importante. Queste tipologie di tè, siccome hanno queste bustine qui, che sono i filtrini che vanno direttamente all'interno del tè, ovviamente sopra non ci posso scrivere la scadenza, però ho una soluzione per questo. Prendo quindi una bustina dell'IKEA, così posso inserirle direttamente dentro. Con dello scotch di carta metto l'etichetta sulla bustina, così indico sopra che tipo di tè c'è all'interno e la scadenza. Qui ho dell'altro tè con i filtrini, quindi inserisco questo qui all'interno, così so che il tè con i filtrini è tutto qui dentro. Questo è ottimizzato. Questi sono dei contenitori che ho acquistato all'IKEA nel reparto bambini. Li ho acquistati un po' di anni fa, quindi non so se ancora sono disponibili. Io li ho utilizzati come porta bustine del tè. Li trovo molto pratici per organizzare tutto quanto. Thank you.
Ok, direi che il reparto tè infusi tisane è sistemato, direi che un ottimo lavoro. Quindi questi qui li metto via da parte, poi li sistemeremo insieme. Faccio largo soltanto in modo da aver spazio per poter lavorare sulle altre cose. Avevo dimenticato questo, posso aggiungerlo agli infusi così lo tolgo dalla scatola. Anche qui all'esterno non c'è indicata la data di scadenza, quindi procedo ad annotarla. E adesso è la volta di organizzare le spezie. Svuoto tutto così do una pulita. Per chi fosse interessato, questo l'ho acquistato su Amazon. Io da quando l'ho acquistato mi trovo benissimo, veramente. Per me trovare le spezie ora è un gioco da ragazzi. Avendo una cucina piccola, a me è stato molto ma molto utile. Allora, io le spezie principalmente le metto tutte qui dentro. Però ho delle spezie anche su questo lato della cucina messe a vista. Quindi cercherò di ottimizzare, praticamente se ho delle spezie che sono doppie di là nei barattolini, e li verso tutti qui dentro, così in modo da ottimizzare tutto e da fare spazio. Anche qui dentro ho delle spezie che tengo come scorta e quindi procedo a riempire i barattolini che magari sono vuoti, con queste qui di scorta. Questo è del rosmarino che ho acquistato, mentre qui dentro c'è quello biologico che ho fatto proprio io facendo essiccare il rosmarino. Però lo mischio comunque tutto insieme, perché altrimenti consumo sempre questo qui e questo qui non lo consumo mai. Quindi riempio questo vasetto. Per far amalgamare bene quello acquistato con quello biologico, shakerò tutto, così almeno si consumerà in modo omogeneo. Ed eccolo qui. Stavo pensando che questo barattolino qui, al contrario di questi qui, di questa marca qui, si apre molto facilmente. Avevo pensato di lavarlo e di riutilizzarlo eventualmente per qualche spezia magari che faccio in casa. Tolgo l'etichetta, lavo bene, quindi lo tengo da parte. Al contrario di questi che per
quanto mi riguarda, io non riesco proprio mai e mai ad aprirli. Non vedo proprio alternative anche qui, anche perché qui i buchetti sono piccolini, quindi non si riesce a mettere qui. Questo io non riesco a svitarlo. Questo invece direi ottimo, si riesce a riciclare. Tengo da parte. Altri due barattolini, uno di salvia biologica che ho fatto io, questo invece è l'origano, sempre biologico ma non l'ho fatto io. Ha un profumo pazzesco. Ok, allora le spezie sono sistemate, quindi posso magari iniziare a metterle via, così faccio un po' di spazio per organizzare il resto. Allora, questo è il mobile più in basso. Siccome nella parte dietro delle spezie diciamo che non è agevole per prendere le cose, quindi di conseguenza metterò praticamente le spezie, queste qui che utilizzo di scorta per riempire man mano i barattoli, che li prendo comunque, di solito le spezie mi durano parecchio, quindi di conseguenza queste dovrò prenderle magari ogni 3 mesi. Quindi procedo e li metto nella parte in fondo. Il portaspezie invece lo metto qui avanti. Controllo che possa girare correttamente. Ok, perfetto. Quindi inizio ad organizzare le spezie. Nella parte bassa metto le spezie che utilizzo giornalmente o comunque più spesso. Nella parte interna di qua rimane vuoto, ma per una questione di praticità, nel senso quelli che utilizzo spesso li metto qui nella parte laterale. Nella parte dentro solitamente metto quando ho magari qualche aroma, diciamo doppio, qualche doppione, quindi qualcosa di scorta, quindi lo metto all'interno. O poi quando non ci sta qualcosa, ovviamente lo metto sulla parte sul retro. Oppure sulla parte interna posso mettere degli aromi che utilizzo magari di rado. Ad esempio questa è la menta e è raro che utilizzi la menta, quindi di conseguenza posso metterla anche nella parte interna.
questo giusto per spiegarvi il metodo che ho per organizzare le spezie. Nella parte alta metto tutto il resto. Questo ad esempio è un doppione, quindi lo metto nella parte interna. Questo è dell'Royal Peperoncino che ho fatto io, metto all'interno però un coperchio affinché se ci fosse qualche perdita magari d'olio va sopra. Ok, reparto spezie sistemato. Fatemi sapere con un like se vi piace. Sul retro qui dietro inserisco condimenti o diciamo cose che non utilizzo spesso. Ad esempio c'è lo sciroppo d'acero oppure l'aceto di mele. Utilizzo queste baschettine qui, in realtà sono dei contenitori per alimenti, la parte bassa non c'è il coperchio, affinché se dovesse gocciolare o l'aceto balsamico o la salsa di soia comunque rimarrebbe all'interno, perché mi dà fastidio che rovini o sporchi all'interno del mobile. Questi sono i contenitori del caffè e dello zucchero. Andando di fretta, sempre di fretta durante il giorno, comunque non si ha mai tempo, e quindi diciamo che ne approfitto in questa occasione o magari comunque periodicamente a lavare i barattoli. Infatti se vedete sono un po' macchiati perché a furia di utilizzarli ovviamente si sporcano. Adesso verserò tutto il contenuto, così lavo i barattoli e riempiamo tutte e due completamente, perché sono quasi vuoti, quindi li riempiamo completamente. Adesso i contenitori sono ben lavati e puliti, quindi possiamo rimettere a posto sia lo zucchero che il caffè. Prima metto il caffè, che utilizzo poche volte rispetto invece allo zucchero. Allora, reparto farine. Praticamente metto insieme le farine dello stesso tipo in modo da ottimizzare lo spazio. Magari taglierò un po' i lembi che sono troppo lunghi e quindi diciamo non sono pratici. Diciamo, organizzerò meglio, vediamo un attimino. Thank you.
per ottimizzare e organizzare meglio tutto quanto, ho deciso di mettere all'interno di questi contenitori di IKEA. Costano pochissimo, se vi interessano, circa sui 2 euro, se non sbaglio, 2 o 3 euro. Quindi ho deciso di mettere, per una questione di praticità, da una parte tutte le farine e dall'altra parte magari tutte le cose che utilizzo solitamente per fare i dolci. Qui ho sistemato tutte le farine. Rimangono da sistemare soltanto queste qui. Le metto in questo contenitore, metterò all'interno vanillina, lievito per dolci, qui ci sono ad esempio i popcorn, magari che utilizzo più spesso rispetto alle farine che invece ho messo in alto. Sistemo qui tutto. Prima do una pulita. Lascio solo il lembo dove c'è la data di scadenza, oppure in alternativa posso toglierla e segnarla qui davanti. Ed ecco il risultato finale. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì, mettete un bel mi piace. Vi auguro una dolce casa a tutti e di organizzare al meglio tutti i vostri spazi.